Benvenuti da Claudio Brechino al primo piano, la rubrica di Italpress sull'attualità, o meglio, interviste ai protagonisti dell'attualità per conoscere meglio i temi che il nostro mondo ci pone in questo momento. Sapete, leader del mondo dell'economia, della politica, del mondo sindacale, del mondo editoriale, insomma, persone che comunque hanno una responsabilità attualmente nel nostro sistema. È una responsabilità molto grande, direi. C'era la persona che ha accettato il nostro invito e che oggi è qui a primo piano, che è Pasquale Tridico. Ringrazio il presidente dell'INPS. A me piace tradurre le sigle, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Perché al mio primo TG, il direttore dell'epoca, quando dissi OLP, mi chiamò e mi disse: ma tu non lo sai che molti non sanno cos'è l'OLP, però credo che in Italia tutti sappiano cos'è l'INPS, economista anche come storia professionale. Allora, i temi sono tanti. Io la prima domanda che le faccio, così almeno ci liberiamo subito la coscienza, anche per i titoli, per le agenzie, ma anche per un rispetto etico prima di Natale per le persone che sono più in difficoltà, a che punto siamo? Diciamo, con la copertura delle richieste della cassa integrazione in percentuale, e che cosa sono stati questi mesi? Lei spesso è stato al centro di molte polemiche, però giustamente anche dal suo punto di vista è importante chiarire quali sono i numeri, l'impegno, lo sforzo e quello che è stato fatto, no? Che poi, come dico io, tirare le pietre a uno, si ricorda Antoine al Festival di Sanremo, insomma, è abbastanza grande come me, no? Se sei alto ti tirano le pietre, se sei basso ti tirano le pietre, insomma, le pietre poi uno a certi orari gliele tirano comunque. Qui non tiriamo le pietre, cerchiamo di dare delle notizie. Grazie, anche per rispetto di un mondo, quello dei lavoratori dell'INPS, che da 7 mesi stanno lavorando dalla mattina alla sera per cercare di servire il paese al meglio. In questo meglio vuol dire che noi abbiamo pagato il 99,5% delle casse integrazioni domandate, ciò vuol dire 28 milioni oltre di prestazioni richieste e pagate, ciò vuol dire 6,7 milioni di lavoratori in cassa integrazione pagati in questo periodo. Uno sforzo enorme che vuol dire circa 30 miliardi di risorse messe a disposizione dal governo, insieme ad altri bonus che l'Istituto ha pagato in questi mesi, cioè il bonus 600 euro diventato 1000 nel tempo, il bonus babysitting, il congedo familiare, il congedo 104, tutto questo che ha servito oltre 14 milioni di persone si è aggiunto a uno sforzo ordinario che l'Istituto fa mese per mese e che raggiunge circa 43 milioni tra utenti e aziende ogni mese. Se lei somma queste due voci, 43 milioni di spesa di utenti ordinari che ogni mese noi paghiamo tra pensioni e prestazioni alle aziende, contributi, eccetera, e 14 milioni e oltre di prestazioni Covid, vuol dire circa 57 milioni di cittadini o aziende che sono state Quindi ci può servite. stare che in 8-9 mesi ci possa essere qualche disguido, qualche problema, cioè questo sta dicendo La rispetto pubblica a questa amministrazione, massa come dire, di spesso roba, si insomma, fa no? fatica a comprendere lo sforzo della pubblica amministrazione. Io devo dire, vengo dall'università e non sono un burocrate. L'efficienza che c'è stata in INPS in questo periodo è stata straordinaria, probabilmente non compresa perché la mole di lavoro è stata straordinaria e abbiamo avuto le difficoltà, perché con quei numeri non puoi non avere difficoltà. Abbiamo avuto le difficoltà e anche i lavoratori che hanno atteso e di cui mi scuso profondamente perché so cosa vuol dire non avere dei Questo è soldi importante che lei lo per dica, certo, mangiare. giusto. Ma c'è stato da parte nostra uno sforzo enorme e la predisposizione di uomini e mezzi, che tra l'altro erano gli stessi uomini e mezzi dell'anno scorso, quando avevamo Cioè non ha avuto budget 13 volte straordinario, in meno. assunzioni o No, niente. abbiamo avuto gli stessi uomini, le stesse macchine dell'anno scorso, quando abbiamo pagato 13 volte in meno di cassa integrazione. Cioè Certo. quest'anno noi abbiamo pagato 13 volte in più di cassa integrazione l'anno scorso. Come se lei si mettesse su un'autostrada al 1° di agosto, no? Con tutto l'afflusso che c'è e aspetta qualche tempo per ricevere il suo biglietto e per passare il casello. Un'autostrada che è stata costruita per periodi ordinari, che è già importante, accoglie un Certo. flusso importante. Così l'Istituto, che esiste da 120 anni e oltre, esisterà ancora di più, al di là dei governi e al di là di chi c'è, serve il Paese. Serve il welfare del nostro paese, lo dico veramente con il cuore, E poi perché ci il torniamo. welfare è il primo fattore distributivo all'interno di un'economia. Poi, insomma, è chiaro che un 100% sarà impossibile, però il 99,5% lo ripetiamo, è un dato importante, e poi c'è uno sforzo, lei sta dicendo, poi per coprire tutte le domande. E, insomma,
Dicevamo poco prima dell'intervista, a me piacciono i fuori onda, li cito solo per quello che si può dire, che qualche volta ci sono anche degli errori in partenza, no? Qualche volta vi arrivano domande fatte male o la gente non riesce a fare domande, forse uno sforzo magari di comunicazione in questo può aiutare anche per evitare gli errori in partenza. No? C'è stato anche questo, probabilmente la comunicazione bisognerebbe sempre, come dire, essere soprattutto capaci di raggiungere tutti. Noi serviamo per definizione disoccupati, persone anziane, persone con difficoltà, dovremmo cercare i mezzi più semplici e più facili per raggiungere tutti, proprio perché appunto quando diamo prestazioni che sono complesse, anche perché noi diamo prestazioni sulla base di diritti soggettivi, il governo ci ha dato dei mandati, ha creato delle norme e quindi ha creato dei processi burocratici che rispettano la norma, questa è la burocrazia, serve a, come dire, mettere su terra concretamente la volontà del legislatore, allora è sana in questo caso la burocrazia, non deve evitare la semplificazione e noi abbiamo cercato di semplificare arrivando ai più, ma sa quante domande sbagliate abbiamo dovuto trattare, interlocuzioni faticose, perché quando hai quella mole di lavoro, quelle mole di domande, necessariamente ci sono codici fiscali sbagliati, domande che sono rivolte a istituti diversi rispetto a quello che sarebbe invece necessario e questo purtroppo ha, come dire, allungato spesso i tempi. Ecco, questi, i problemi che avete avuto, poi parliamo dell'impatto sociologico complessivo e del welfare che mi interessa molto, diciamo in epoca Covid, i problemi che avete avuto un po' l'ho indicati. Cosa state facendo per risolverli, no? Per evitare che tutto questo che lei dice, che la macchina si affini, io lo dico idealmente per arrivare a coprire anche quello 0,5 che manca, che poi magari, come dico sempre per i decessi, anche una sola vita persa per il Covid è una sconfitta, non c'è là dei numeri e anche una sola persona che non lo riceve, che non può fare i regali a Natale, faccio dico una cosa, forse anche una cosa piccola sotto l'albero, un bambino è una sconfitta, se mi spiego. Non c'è dubbio. Lo dico da un punto di vista etico simbolico, no? Allora, cosa si pensa di fare per arrivare a una eccellenza superiore? Comprendo, insomma, no? Perfettamente. Noi in itinere abbiamo ovviamente migliorato, da marzo in poi abbiamo cercato, individuato i problemi e migliorato. Quello che abbiamo migliorato è stata soprattutto l'interlocuzione con le persone più fragili, con le persone più lontane. Abbiamo creato delle task force dentro la direzione generale, cioè 150 persone che si mettevano a parlare con le aziende, a cercare di migliorare le domande sbagliate, oppure con gli utenti a spiegare che cosa c'era da fare o da migliorare. E soprattutto a regime abbiamo messo su un piano strategico per l'innovazione 2020-2023, capace di digitalizzare e quindi semplificare tutte le prestazioni dell'istituto, renderle accessibili anche a quelli meno alfabetizzati da un punto di vista informatico. Certo. Questi sono i due grandi investimenti che noi stiamo facendo anche in termini di risorse. Già dal prossimo anno noi avremo dei risultati importanti da questo piano strategico dell'innovazione. Stiamo aumentando, il governo ci ha dato risorse, dal prossimo anno noi possiamo aumentare il fabbisogno di 165 informatici, abbiamo inserito nel nostro organico quattro figure dirigenziali importanti per l'informatica. Insomma, abbiamo capito che in un'epoca di trasformazione, in un'epoca di digitalizzazione, è importante ancora di più stare alla frontiera dell'innovazione tecnologica. Ecco, questo lo stiamo facendo. Questo termine, no? Quindi l'ingresso nel mondo digitale. Due cose, le dico, vediamo se riusciamo a fare un ragionamento a un'unità semantica, sono ex linguisti, quindi sono ossessionato dal problema della coerenza dei temi. L'impatto del virus, io dico che il termine l'ho sentito in un convegno usato da economisti, non sono un economista, sono un giornalista politico e di cronaca, però mi piace questa cosa, disruption, io dico che c'è stato uno shock che è stato un passaggio improvviso e diciamo rapidissimo dal mondo analogico al mondo digitale, anche per chi non lo voleva, no? Quindi il virus ha fatto ciò che forse nessuna Unione Europea, nessun governo, il più illuminato, il meno illuminato, avrebbe potuto fare, cioè milioni di persone sono trovate in un altro status, questo secondo me è l'impatto complessivo del virus, no? Al di là della sua vita microbiologica, e quindi le chiedo come lo vede lei questo impatto, se disruption va bene. E poi le chiedo se, a proposito di digitalizzazione, lei ha parlato di piani per i prossimi 3 anni, siete anche voi dentro quella voce, quei soldi che del Recovery Fund. Insomma. Sì, certo. Dice bene, c'è un grande economista, Schumpeter, che parla di tecnologie o di cambiamenti che sono disruptive, a cui devono seguire delle nuove creazioni, degli effetti netti che creano, quindi che siano creation, che creano posti di lavoro, che creano attività nuove.
Come si è sviluppato il mondo negli anni attraverso l'innovazione, creando attività nuove, creando cose nuove, creando settori economici nuovi? Noi ci aspettiamo, io mi aspetto, come dire, parlo a titolo personale da economista, mi aspetto che seguendo queste wave of innovation di Schumpeter, appunto, ondate dell'innovazione creative, si creino nuovi settori. Pensi allo smart working, a quanti nuovi settori sta creando. L'e-commerce era già un settore importante, ma che impatto sta avendo oggi nell'economia? Noi stiamo anche vedendo che in termini aggregati, se è vero che c'è stata una recessione quest'anno importante, ma in termini aggregati ci sono state molte aziende che hanno incrementato il loro flusso di attività e quindi anche di fatturato e hanno compensato la recessione che c'è stata in parte. Questo perché in gran parte le crisi sono creative, cioè portano delle nuove attività e su queste nuove attività il policy maker deve investire di più. Il recovery è un, lo accennava lei, il recovery è un, recovery fund è un canale di investimento importante che dovrebbe, che spero sfrutti esattamente questa innovazione. Cioè questo settore nuovo, capace di creare posti di lavoro tra i giovani soprattutto, perché poi l'innovazione per definizione voglio fare una domanda specifica sui giovani. Allora mi fermo qui. No, a proposito invece di welfare, lei ha parlato di bonus, di sussidi, inevitabilmente sono necessari, però lei è un economista, lei lo sa benissimo che oltre i bonus e i sussidi bisogna fare le cosiddette misure strutturali. Lo chiediamo ogni anno nelle finanziarie, poi spesso non si trova, non ci sono, ci sono o meno. Cioè l'idea di una visione dell'economia diversa, in parte l'ho anche accennato, no? Cosa bisogna fare per ripartire, perché poi una ripartenza ci sarà. Qui oggi non vogliamo essere apocalittici, io lo dico, io non amo gli apocalittici neanche tra i virologi, quando uno mi dice certe cose penso subito a Savonarola, si ricorda quel film terribile contro Isi, ricorda di che devono dire, purtroppo poi non si può dire però di quel film scherzando, perché poi il povero Troisi è morto davvero giovane, quindi evitiamo di fare battute su questo, però l'idea apocalittica non mi piace neanche in economia. Io dico sempre che le persone in questo senso hanno bisogno di ripartire. Cosa bisogna fare al di là dell'aiuto frammentario e momentaneo per rifar ripartire strutturalmente l'economia? Grazie della domanda, così mi esercito anche nei miei vecchi, ritorno nei miei vecchi esercizi, un po' dalle polemiche sul di rilancio e di pensiero economico. Guardi, prima ho citato Schumpeter, che è un economista dell'innovazione. Quando c'è innovazione si creano delle ondate di nuovi prodotti e di nuovi segmenti produttivi e di nuove attività. Molto spesso le persone non sono pronte ad assorbire queste attività, quindi le persone non sono formate. L'altra cosa che manca a seguire dell'innovazione, molto spesso caratterizzante anche il nostro paese, è la formazione. Parliamo di politiche attive, parliamo di imprese che molto spesso non riescono ad essere assorbite nelle nuove innovazioni dal personale che viene sfornato dalle scuole, dalle università, oppure dai corsi di formazione classici. Uno sforzo importante sull'accompagnamento di questa innovazione deve essere fatta dalle politiche di formazione, quindi le cosiddette politiche attive. Noi per definizione come istituto facciamo politiche passive, accompagniamo il lavoratore nel momento del bisogno. Quello che manca è il rilancio verso questa grande spinta schumpeteriana di innovazione attraverso una politica di formazione capace di dare all'impresa quello che gli serve. Guardi, io non mi dispiace citarmi, però insomma, io ho scritto un libro sulla disuguaglianza che in questo momento sta avendo il suo percorso. L'ho pensato prima del coronavirus perché leggendo Chomsky mi sono reso conto che le nostre democrazie occidentali, di solito la disuguaglianza nel politically correct, per quanto sia un grande tema storico, antropologico, sono le masse delle persone che vengono dai sud, diciamo poveri del mondo, verso l'Occidente, presunto ricco, perché poi qualche volta le ricchezze sono più presunte che reali, però in realtà invece nelle singole democrazie mi sono reso conto che le nostre carte ci assicurano un eccesso paritario di diritti e poi invece questo non avviene. E siccome il libro l'ho scritto durante il primo lockdown, primo perché dico che dei lockdown imperfetti non se ne sono ancora, però quello vero che abbiamo fatto in primavera, si diceva, oggi è diventato un mantra, questa parola ricorre ovunque, la trovo sui giornali, la dicono gli economisti, che il Covid ha peggiorato le disuguaglianze, i dislivelli di genere. E io dico sempre che le due categorie che in questo momento soffrono sono gli anziani da una parte, perché
c'è un'idea di visione della terza età, poi magari di pensione ne voglio parlare un secondo con lei, e i giovani, perché i giovani hanno un accesso difficile all'istruzione, hanno un accesso difficile al lavoro, hanno un accesso difficile al tempo indeterminato e quindi hanno anche poche possibilità di pagarsi una pensione per il futuro. Allora, come la vede lei questa forbice che il virus ha reso ancora più grave, perché è una responsabilità forte per un politico questa. Il punto è che le disuguaglianze, la forbice si era allargata moltissimo negli ultimi 30 anni e qua si era allargata a un livello tale da compromettere la crescita stessa dell'economia. Io penso, e ne sono convinto, che quanto più la distribuzione del reddito è peggiore, cioè è peggiorata, è distribuita male, tanto più la capacità di crescita che genera consumi, che genera investimenti è messa in crisi. Quando 81 persone nel mondo detengono la ricchezza di 3,5 miliardi di persone, cioè della metà della popolazione del globo, la capacità di consumo degli altri 3,5 miliardi di persone è compressa. Per quanto le 81 persone possano consumare, non solo consumo, ma credo che c'è una diminuzione dei diritti di queste persone. Quelle persone hanno quella mobilità sociale di cui parlavamo nel background prima, una mobilità sociale compromessa. Le capacità di autorealizzarsi sono compromesse, i diritti sostanziali, ciò che io chiamo i diritti sociali delle persone sono compromessi se non hanno vedute, prospettive, se non hanno reddito. Il reddito vuol dire istruzione, il reddito vuol dire capacità di formarsi per essere pronto nella realizzazione del mercato del lavoro. Quella distribuzione polarizzata così forte che già c'era prima del Covid, che probabilmente il Covid ha ampliato, compromette da una parte la crescita, perché quando le ricchezze, ripeto, si concentrano nelle mani di pochi, la capacità di consumo, la domanda aggregata, come dicono gli economisti, è scarsa e di conseguenza la dinamica del PIL è scarsa e la crescita non arriva. Quello che gli economisti chiamano la stagnazione secolare, identificando un problema di scarsa crescita nei paesi ricchi, avviene quando, a mio parere, la distribuzione del reddito è distribuita in un modo troppo diseguale. E questo compromette consumi ma con capacità di crescita. Un policymaker dovrebbe intervenire su questo, su queste disuguaglianze. Ecco, a proposito di questo, allora, molti suoi colleghi economisti, non tutti i presidenti delle varie casse previdenziali, hanno detto che siamo vicini alla tempesta perfetta. La tempesta perfetta sarà che il virus nei mesi invernali sarà ancora aggressivo, che la vaccinazione non sarà un lampo, no? E che deve essere fatta in certe condizioni, ma che a un certo punto la cassa integrazione finisce e che il divieto del governo prolungato di evitare i licenziamenti finirà, e a quel punto, glielo dico perché parlo con molti industriali, c'è una voglia pazzesca, io non voglio fare discorsi qui etici, non so che hanno ragione, hanno torto, poi si vedrà, di mettere per strada, tra virgolette, molte persone. Allora lì che cosa succederà? Che cosa accadrà? Cosa bisogna fare a tutela soprattutto, ripeto, anche del mondo giovanile, no? Perché lì molti saranno le persone giovani le prime che perderanno il posto di lavoro. Guardi, anche se dobbiamo pensare anche ai cinquantenni, 55enni, i famosi esodati lasciati lì, insomma, no? Guardi, sono preoccupato quanto lei del quadro che descrive. Tuttavia, considerando l'opportunità che l'Europa e l'Italia ha all'interno del contesto europeo in questa fase di ripresa, sono più confortato. Cioè, in questa tempesta perfetta, come dice lei, abbiamo una variabile quest'anno, questa volta, che l'Italia sta anche giocando bene, devo dire, nel contesto europeo. I mercati finanziari sono abbastanza tranquilli. Si ricorda qualche anno fa, ogni volta che c'era qualche problema, lo spread diventava il problema. Senza togliere i meriti a nessuno, perché qui non dobbiamo essere cose, insomma, senza togliere i meriti di quello che ha fatto il Premier nel suo viaggio europeo, stavolta però siamo tutti nella stessa barca, non c'è la piccola Grecia, no, e tutti, infatti, siamo tutti, è l'Occidente in discussione, non è solo un paese. Dicevo, l'Italia nel contesto europeo ha creato quella condizione necessaria, perché altrimenti avreste avuto la fibrillazione, che è la stabilità finanziaria. Il ministro Gualtieri, il presidente Conte hanno fatto un lavoro in questo senso, nel creare delle condizioni di stabilità finanziaria straordinarie, perché altrimenti staremmo parlando di spread, staremmo parlando di fibrillazione. Conosco bene la storia dello spread. Questo non c'è stato.
lavorato, c'è stato un coordinamento, c'è stato un aiuto concreto da parte della Commissione e soprattutto c'è stato, a mio avviso, il cambiamento della Banca Centrale Europea, che ha capito che deve fare la Banca Centrale Europea, cioè ha messo a disposizione tutti gli strumenti, così come si fa negli Stati Uniti, nell'Inghilterra, nel Regno Unito anzi, per accompagnare le politiche fiscali. Hai bisogno di incrementare la quantità di moneta, hai bisogno di immettere liquidità. Questo processo ha creato quelle condizioni di stabilità finanziaria e monetaria che appunto il governo ha sollecitato prima ed ha ottenuto in un contesto di dialogo costruttivo. E quindi in questo contesto quella tempesta perfetta che oggettivamente crea, la rischiamo, ha dei margini di soluzione, con un programma che oggi si chiama Recovery Fund per 209 miliardi, non sono mai arrivati 200, così tanti miliardi dall'Europa verso l'Italia. L'Italia negli anni scorsi è stata sempre un contributore netto dei programmi europei, per la prima volta questa volta è un beneficiario netto di programmi europei. Lo diciamo sempre per la cronaca, per l'onestà intellettuale, non tutti subito, nel 2021 circa 20 dovrebbe arrivare, no? Anche perché se arrivano 209 miliardi subito, non paese anche come l'Italia con delle difficoltà, faremo 12.000 puntate di primo piano su chi li spende. Non li spendi, 209 miliardi non si spendono. Le dicevo prima, l'Istituto ha allocato sui consumi, quindi sulla prestazione assistenziali, 30 miliardi in 7 mesi. Le dicevo prima, no? Tutti quei numeri, il 99,5% di cassa integrazione, i 4 milioni e 2 di bonus. Infatti la volevo candidare nella task force, perché lei mi sembra un esperto di come si spendono i soldi. No, abbiamo soltanto distribuito, secondo criteri di diritto soggettivo, i soldi finanziati dal governo, 30 miliardi. Immagina 209 miliardi che andrebbero messi invece, non sull'assistenza come è previsto, ma su progetti innovativi, su progetti di transizione tecnologica. Quindi una, diciamo, creazione di posti di lavoro. Di transizione, di transizione verso il green, di transizione anche di paradigma. Diciamo le infrastrutture materiali, faccio questo piccolo riassunto, le infrastrutture immateriali su cui ancora dobbiamo raggiungere la media europea, lo diciamo sempre per la cronaca, infatti alcune regioni del nostro paese hanno questi problemi anche di connessione così, e l'alfabeto digitale che deve arrivare alla popolazione possono creare onestamente nuove occasioni di lavoro. Questo dobbiamo dire, debbono, perché se non succede davvero siamo nei guai, insomma, no? Se non cogliamo, guardi, nella storia del capitalismo dobbiamo essere davvero nella storia del capitalismo, che cosa è successo? Oggi parliamo tanto della quarta rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale, il punto 1, sì, sviluppatosi nel Regno Unito, noi l'abbiamo colto in ritardo, no? La prima rivoluzione l'abbiamo mancata, la seconda l'abbiamo presa in pieno, e della rivoluzione industriale che ha permesso all'Italia nel boom economico di essere all'avanguardia. Sì. La terza, quella dell'informatica, anche qui noi l'abbiamo presa male o in ritardo. Oggi viviamo la quarta, quella della digitalizzazione. Se non prendiamo questa quarta, e oggi abbiamo l'occasione e i finanziamenti per farlo, avremmo gli stessi ritardi che abbiamo avuto durante la rivoluzione industriale rispetto, certo, ai paesi più avanzati, oppure rispetto all'informatica durante, ecco, la terza, infatti, rivoluzione. Infatti, perché io, essendo appunto un vecchio linguista, oramai in parte ho usato queste categorie nella mia attività giornalistica e in parte no. Però mi piace molto il termine, anziché recovery fund o recovery plan, che dico che è difensivo, Next Generation Europe è in prospettiva, no? Come dice, il prossimo anno, qui facciamo un'intervista tra virgolette ideologica, chi dovrà governare, chi lo dovrà fare, ha nelle mani 20 anni, 30 anni di storia del nostro paese, no? Quindi, sì, e soprattutto la responsabilità, ripeto, è verso i giovani, verso le future generazioni, questo Next Generation. A questi giovani cosa daremo? E poi però, per essere sempre onesti, faccio l'avvocato del diavolo, e arrivano i soldi dell'Europa, abbiamo fatto lo scostamento di bilancio, l'ha votato pure, diciamo, l'opposizione, come era giusto secondo me, perché nell'emergenza dovremmo un po' imparare dagli americani, giusto o sbagliato sempre, no? Il nostro paese, ma alla fine c'è anche un debito, no? La sostenibilità del debito. E ci sono quelli che non fanno gli apocalittici, però ricordatevi che poi questi debiti li dovremo pagare, ci deve essere un punto di incontro tra ciò che prendiamo e ciò che diamo in funzione delle next generation, sostenibilità del debito. Ecco, questo è un tema importante, soprattutto da economista, di nuovo. Sto seguendo un dottorando di ricerca nel mio vecchio background universitario che si occupa esattamente di questo. Guardi, noi abbiamo incrementato di 30 punti percentuali il debito durante Covid. Covid è qualcosa di straordinario. E per fortuna, lo speriamo tutti, non capita ogni anno, capita una volta ogni 100 anni una crisi di questo tipo.
È giusto quindi che questi 30 punti percentuali di debito non vengano ripagati domani, ma vengono spalmati sulla storia del paese, sulla storia secolare del paese. Come dire, io non ho esigenza, e questo l'Europa l'ha capito, di ripagare questo 30% in più di debito domani, dopodomani, perché è una crisi che che ha subito il paese. Il paese per definizione è fatto di tante generazioni. Quindi io toglierei dal concetto di ripagare domani questo 30% in più, perché lo deve ripagare il Paese nel corso della sua vita secolare. E se, come è successo, le condizioni politiche, il coordinamento finanziario tra l'Italia e l'Europa è costruttivo, come è successo, dicevo prima, che ti permette appunto la comprensione di questo, non abbiamo un problema di insolvenza. O di insostenibilità. Ciò che non è sostenibile è quando i mercati vanno in fibrillazione e qualsiasi livello di debito, soprattutto superiore al 90% o intorno al 100%, diventa un pericolo. Cioè, quando tu hai un debito superiore al 100% e soprattutto hai quella mancanza di coordinamento, hai una fibrillazione dei mercati, non hai l'aiuto della Banca Centrale, a quel punto rischi la speculazione. Non penso che oggi ci siano queste le condizioni, anzi, descrivavamo prima un quadro completamente diverso. Allora, in quel momento, quei 30 punti percentuali in più di debito, ecco, è pacificamente accettato che verrà spalmato nel corso della storia del Paese, o comunque si prenderanno anche diverse soluzioni, anche politiche. Mi ricordo qualche mese fa, qualche settimana fa, un'intervista del Presidente Sassoli che addirittura evocava altre soluzioni. Il Parlamento europeo, lo dico per chi si ricordasse, anche qualche i giornalisti fanno il TG, si ricordano bene le qualifiche. Insomma. Il Presidente della Commissione. Sigle e qualifiche, sono le mie turbe giovanili, vede, sigle e qualifiche. E Sassoli appunto diceva che il debito Covid doveva essere discusso a livello europeo, aveva un'altra idea, e molti economisti pensano che probabilmente questo debito Covid possa essere anche monetizzato nel contesto europeo, o comunque europeizzato in qualche modo, o discusso all'interno di un contesto politico diverso, trattato diversamente, rispetto a come di solito il debito del paese viene trattato. Senta, il nostro campo sta quasi per finire, perché i temi sono importanti e quindi era giusto affrontarli così. Adesso le faccio poche domande, flash, mi sa delle risposte flash, poi chiudiamo con un'ultima domanda obbligatoria, più di tipo sociologico-politico. Futuro dell'INPS? La riporto un po' all'essere manager pubblico e non economista, magari si diverte di meno, però... No, mi diverto di più. Io dell'INPS qual è? Mi sono immedesimato tantissimo nell'istituto, è una realtà importante, è una delle realtà più importanti del paese. L'INPS esiste da oltre 120 anni, ha garantito le pensioni e le prestazioni di tutti i cittadini italiani. Come lo vedo? Vedo un'evoluzione che ormai è cominciata da qualche tempo. Noi facciamo sempre più assistenza negli ultimi anni, il nostro bilancio è ormai 2/3 pensioni e un terzo vuol dire 100 miliardi di prestazioni. Abbiamo cominciato negli anni con i bonus alla famiglia, il bonus bebè, l'assegno familiare, l'assegno per... Noi l'INPS non è più solo la pensione, come nell'immaginario. L'INPS non è più pensione, l'INPS è incentivo all'occupazione dei giovani, l'INPS è l'incentivo per le aziende in questo programma, ad esempio, di Fondo Nuove Competenze, l'INPS è il reddito di cittadinanza, l'INPS è inclusione. È un futuro che ha a che fare col welfare moderno in tutti i sensi. L'INPS è welfare. Non a caso la parola S dell'INPS vuol dire sociale, vuol dire prestazioni, previdenza e assistenza sociale, perché appunto il mondo del pensionistico, che è importante, che è preponderante, preponderante nella vita dell'INPS, non è l'unico, ma da 10 anni ormai a questa parte, e quindi noi abbiamo evoluto anche la struttura stessa nel nostro bilancio, nelle nostre direzioni, abbiamo l'inclusione. Non abbiamo più soltanto le pensioni, abbiamo l'assistenza sociale per mandato governativo. E a proposito di pensioni, che cos'è la pensione di garanzia? Sta pensando a qualcosa per i giovani, per garantirli? Guardi, la pensione... Perché se uno arriva tardi nel mondo del lavoro, è precario per molti anni, non è a tempo indeterminato, rischia di versare poco e poi di ritrovarsi poco. Questo è il punto, soprattutto nel sistema contributivo. Vale molto spesso, per esempio, per le donne, a proposito di disuguaglianza questo. Sono d'accordo e l'abbiamo proposta. Io penso che è un passaggio inevitabile
anni, questo per il governo, prima o poi, prima o poi dovrà fare una riflessione e cominciare a pensare di implementarlo, perché nel sistema contributivo, pensi ai giovani di questo anno, 2020, quanti giovani hanno avuto un buco contributivo e non hanno pagato, si troveranno con un anno contributivo in meno, quando prenderanno la pensione? Questo anno avrà una mancanza anche pensionistica, di ratio pensionistico. Allora, in un sistema contributivo è giusto anche pensare a una soglia al di sotto del quale un pensionato a 67 anni non può stare. Vede, la pensione di cittadinanza, che è inclusa nel reddito di cittadinanza, è un primo passo verso quella pensione di garanzia, un primo passo, perché è ancora assistenziale, non è previdenziale, però inserisce una soglia, che sono 780 euro per gli anziani che hanno un certo ISEE, è legato all'ISEE, quindi all'assistenza, non alla previdenza. Però in quella direzione, a mio parere, bisogna andare. Senti, io mi dispiace citarmi per la seconda volta, nel mio libro ho parlato degli anziani, ho detto giovani e anziani, ho chiamato precari e pensionati, anziché giovani e anziani, non mi piacciono le categorie cronologiche, sono molto ambigue, specie per gli anziani che, insomma, io ho 61 anni, a 65 tecnicamente diventerei anziano, in realtà è molto complessa, la nostra società si è molto evoluta su questo, no? Ha una visione diversa anche antropologica delle cose, poi ho detto poi ci sono giovani e giovani e anziani e anziani, e per virgolette linguisticamente mi sono un po' divertito, anche se l'oggetto non è divertente, dice, ci sono gli anziani minimi e ci sono gli anziani gold, pensando alle pensioni d'oro, alle cose, o alle pensioni indubbiamente anche importanti, quindi c'è questo dislivello delle pensioni. E la mia teoria, che noi abbiamo un record di morti in Europa per il Covid, non tanto perché la vita si è allungata e siamo stati bravi ad allungarla, che è un merito del nostro paese, ma anche perché spesso sulla terza età siamo un po' deficitari anche sul piano dell'assistenza, oltre che tecnologica e psicologica, anche economica. Cioè un anziano con una pensione minima da solo in una grande città non vive. Come lo mettiamo a posto questa disuguaglianza dentro le pensioni? La strada... Che ci sia una differenza in un sistema liberale è giusto, no? Perché è inutile. Però ci devono essere delle differenze con delle garanzie per i più deboli. Guardi, il sistema... Il welfare che cos'è? È redistribuzione del reddito, la generalità delle persone pagano le tasse e facciamo una redistribuzione orizzontale sulle persone oppure intragenerazionale. La pensione in qualche modo può incidere nella distribuzione del reddito nel momento in cui decido come policy maker di incrementare una pensione che considero troppo bassa, al di là del contributo versato, io penso che sia giusto incrementare la pensione di quel signore, di quel vecchietto che altrimenti sarebbe, minimo, che sarebbe troppo poco, sarebbe, come dire, al di sotto di una soglia. La pensione di garanzia ha quell'obiettivo, redistribuire anche in età avanzata, intragenerazionalmente, reddito a favore di persone che altrimenti sarebbero troppo fragili. Che tempi abbiamo? Riusciamo a farlo in tempi brevi? Perché sai, la nostra burocrazia, io sono contrario, ho detto, se usiamo troppo la parola semplificazione, preferisco semplificare il linguaggio non usandola. Quindi semplifichiamo il numero delle parole. Mi piace la semplificazione, ma riusciremo a portarla? Prima di Covid noi avevamo un tavolo molto intenso e soprattutto vicino alle conclusioni sulle pensioni, sulla riforma delle pensioni post quota 100. Purtroppo questo tavolo inevitabilmente si è interrotto per Covid, perché abbiamo fatto l'altro ed è stato rimandato all'anno successivo, cioè quest'anno, quello che sta per entrare, la riforma vera e propria. Io penso che il 21 potrebbe essere l'anno giusto per... Le ultime due domande, mi ha citato lei, i titoli sono i due simboli, no, del governo giallo-verde, una è rimasta, insomma il reddito di cittadinanza è stata l'ultima domanda, e l'altra è quota 100 che è rimasta, ma sembra come difesa solo anche dei numeri nella percezione dai leghisti, c'è chi dice che ha funzionato, c'è chi dice che non ha funzionato, i papà di quota 100 dicono che ha funzionato, la sua visione in maniera davvero laica, sì, molto laica, anche cosa, perché io faccio è stata una cosa che ha aiutato il sistema o no? Guardi, quota 100 è nata nel governo giallo-verde per tre anni, quindi è nata naturalmente per scadere il prossimo anno. Il governo non ha fatto nessun intervento e quindi andrà a scadere il prossimo anno. Ha dato un'opzione in più. Ha dato un'opzione in più a coloro che, incessati magari da un sistema più rigido, hanno avuto un'opzione in più. Avrebbe forse potuto diversificare l'opzione, nel senso ci sono pensionati quota 100 che sono, come dire, hanno avuto una carriera facile e quindi maturano
prima quei criteri. Pensionati che hanno avuto carriere gravose, dargli gli stessi criteri di accesso può essere ingiusto. Io penso più a una riforma delle pensioni flessibile in base al lavoro che fai. Nel sistema contributivo soprattutto è giusto garantire una certa flessibilità di uscita a chi ha lavori gravosi, non in generale, ma a chi ha lavori più gravosi, a chi ha lavori più faticosi. Sul reddito di cittadinanza invece... Ecco, lei, lo diciamo, lei è... Posso dire papà? Possiamo dirlo come ho lavorato su, sulla. Ma si sente papà? Anzi, posso dire papà? Sono papà di due bellissimi bambini. Oppure, insomma, c'è stata, come dicono i racconti di Maupassant, si ricorda, insomma, sono stati più papà per una. No, sono papà di due bellissimi bambini, piccoli. Ho contribuito alla riforma del reddito. E soprattutto credo moltissimo in ciò che molto spesso posso fare la domanda, scusi, non la voglio interrompere perché non mi piace interrompere, però la domanda era questa: lasciamo stare la posizione dei vari giornalisti, io penso per esempio che aiutare i poveri sia comunque meritevole, penso che il Movimento 5 Stelle nell'immaginario, soprattutto nel meridione, con Reddito di Cittadinanza abbia vinto le elezioni, ma non per i soldi, io questo l'ho sempre detto, l'ho anche scritto, ma perché garantiva attraverso quei soldi una possibilità di un esercizio sulla realtà delle persone. Esatto. E le persone sono sentite per un certo punto che qualcuno pensava a loro, quindi io credo che questa parte sia indiscutibile. Ma quando però il Presidente di Confindustria riceve il Presidente del Consiglio poco tempo fa e critica la parte della formazione, dice vabbè, poi, ma ha fatto una critica giusta? Lei come si sente e ti risponde? So, ho letto, lei ha detto che insomma intanto se non ci fosse stato qualcosa, il reddito di cittadinanza 3 milioni di poveri. Ora, io non mi aspetto dal reddito di cittadinanza il grande balzo sulle politiche attive. Il reddito di cittadinanza per definizione si indirizza a poveri, a persone scarsamente qualificate, non faranno quei lavori che magari ci si aspetta. Abbiamo per questo la NASPI con uno strumento di maggiore possibilità verso il mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza, dice bene lei semanticamente, è un reddito minimo. Gli economisti lo chiamano reddito minimo, cioè un reddito sotto il quale un individuo non dovrebbe vivere. Ed è uno strumento di contrasto alla povertà, questo è il primo obiettivo. C'è una parte importante ma residuale di questo, dei beneficiari che potrebbero essere, anzi che è più vicino, che è impiegabile, che è occupabile e che potrebbe essere, anzi dovrebbe essere allocato sul mercato lavoro in presenza di politiche attive più efficaci, questo sì. Ma nel 2020 io non giudico il reddito di cittadinanza per le politiche attive, visto che abbiamo cassa integrazione per 6,7 milioni di persone, quindi non sono quegli occupati essi stessi maggiormente occupabili. Io giudico il 2020 soprattutto grazie al reddito di cittadinanza un forte strumento di contrasto alla povertà. Nel lungo periodo, se si investe maggiormente in politiche di informazione anche i percettori di reddito di cittadinanza, ma soprattutto i beneficiari di NASPI saranno maggiormente allocati sul mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza è un reddito minimo. Senta, lei parla poco, non sento tante interviste sue, mi fa piacere che ce l'abbia concessa, è stato un incontro per quanto mi riguarda molto interessante sul piano dei contenuti e quindi si è fatto anche conoscere, ha spiegato anche meglio le cose. In chiusura, visto che manca poco il Natale, qui noi andremo sulle agenzie, andremo sul mondo del web, quindi i social, la vedremo e poi andiamo in 100 televisioni locali, le vedranno gli italiani, ma che sommati sono gli italiani del territorio, quelli che poi sono i protagonisti, no? Vuole dire qualcosa prima di questo Natale agli italiani? Mi auguro di avere il prossimo anno un anno normale, questo è il miglior augurio per tutti noi, no? Quest'anno è stato un anno straordinario, un anno terribile per molti aspetti, spero e auguro a tutti un anno, come dire, migliore di quello del 2020, perché ci vuole poco in un certo senso per quello che abbiamo vissuto, ma soprattutto un anno meno astioso, meno conflittuale, perché poi noi siamo anche bravi a crearci problemi tra di noi. Noi siamo una società che spesso ha vissuto conflitti importanti nella nostra storia. Ecco, questo dovremmo imparare a fare, cioè il conflitto non lo dobbiamo vedere tra di noi, il conflitto in questo caso è stato il Covid, il nemico, e contro di esso avremmo dovuto e dovremmo in passato maggiormente equalizzarci per sconfiggerlo. Quindi auguro a tutti certamente un anno migliore, ma soprattutto un anno meno conflittuale tra gruppi, fazioni e altro. Allora, questo è l'augurio di Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, al centro proprio di quello che succederà anche nel 2021 per quanto riguarda
diciamo, la nostra sopravvivenza economica, quindi deve svolgere un ruolo molto importante senza dare delle responsabilità politiche che vanno oltre il suo ruolo. La ringrazio per essere venuta da noi, le auguro buon lavoro sul serio, anche nell'interesse non solo suo e di quelli che lavorano con lei, ma degli italiani, e quindi ringrazio anche voi che ci avete seguito, alla prossima puntata di Primo Piano, arrivederci.